Voglio ringraziare il Ministro per essere venuta a trovarci qua in YLab. Faccio una brevissima introduzione di che cos'è YLab per il Ministro che non ci conosce, per gli altri direi che sapete che cos'è questo luogo, che cosa ospita. Poi ho preparato un paio di domande per il Ministro, se riusciamo mi piacerebbe naturalmente coinvolgere il pubblico con un paio di domande dalla sala. YLab è un incubatore, è nato nel 2016, occupa gli spazi di un ex liceo che per motivi di sicurezza ha dovuto abbandonare lo spazio. Allora ci siamo insediati noi, dal 2016 abbiamo incubato decine di progetti di start-up, noi siamo focalizzati sulle tecnologie dedicate al mondo dello sport. Siamo partiti da zero e oggi qua lavorano tutti i giorni un centinaio di ragazzi. Le nostre start-up hanno raccolto complessivamente più di 2 milioni di euro. Abbiamo contribuito anche noi in piccola parte all'investimento nel capitale di queste start-up. Insomma, piano piano crescono, danno da lavorare ai ragazzi del territorio e speriamo che possano, diciamo, restare qui. Alcune vengono anche da fuori perché noi siamo l'unico incubatore sport tech italiano. E a creare occupazione, lavoro e innovazione sul territorio. Allora, diciamo che gli argomenti dell'incontro di oggi sono smart working, riprese scolastiche e famiglie, quindi sono tutti argomenti che riguardano sia le nostre start-up che sono fondate da ragazzi, diciamo in una fascia media 30-50 come età, e quindi sono anche giovani genitori. E occupano anche a loro volta genitori che si avviano, diciamo, alla ripresa scolastica, tema immagino caldissimo, siccome è imminente. La prima domanda a cui ho pensato riguarda proprio questo, cioè smart working e didattica a distanza. Le abbiamo vissute tutti in famiglia come diciamo le due facce della stessa medaglia, cioè il fatto che è stato permesso sia ai lavoratori che ai ragazzi di poter continuare, nonostante un'emergenza, un certo grado di normalità. Lo smart working penso che rimarrà strutturale all'interno della vita aziendale perché tutto sommato ha avuto più benefici che difetti. La didattica a distanza potrebbe tornare, perché potrebbe essere necessaria a causa chiusure Covid. Allora, come sono pronti gli italiani a fare entrambe le cose? Cioè a lavorare e a studiare a distanza, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista culturale? E come si eliminano le eventuali disuguaglianze che la tecnologia porta perché il digital divide esiste ed è un problema che va affrontato. Grazie. È acceso? Si sente? Sì. Tanto grazie per questa bella occasione e ospitata in un luogo straordinario. Mi piace molto l'idea, mi permetto di dirlo, insomma, l'ho conosciuto come oggi per la prima volta, questo luogo lo conoscevo, insomma, diciamo, ma presente la prima volta che vengo. L'idea che il corridoio di un liceo, che è stato incubatore di vite di tanti giovani, penso anche le vostre, ho capito, sia oggi incubatore di nuove prospettive di vita, mi sembra come dire una vocazione di un luogo che viene mantenuta e rinnovata. Quindi complimenti per questa idea davvero straordinaria. A volte davvero i luoghi hanno delle vocazioni in se stessi che vanno reinterpretate. Ecco, io credo che oggi questo sia davvero il luogo che è un incubatore di prospettiva e di futuro, perché la scuola è questo, la scuola è il luogo è il grembo del futuro, è il luogo dove le persone vengono messe nella condizione di vivere compiutamente il loro momento di cittadinanza oggi, ma nello stesso tempo di attivare desideri e di fare di questi desideri una start-up di vita che poi diventa un'impresa, un'avventura che dura tutta la vita. Quindi è bello anche da questo punto di vista poter essere qui. Oggi lo smart working, che a me anch'io sto usando come uno strumento, per esempio, che aiuti i genitori a poter stare a casa, perché non abbiamo oggi altri strumenti, ma dobbiamo invece costruire, questo lo vuol fare il Family Act, un'organizzazione dei congedi parentali, del welfare nel mondo del lavoro, che faccia in modo che lo smart working sia invece un modo per rendere più efficiente e più umano
il mondo del lavoro usando le nuove tecnologie. Cioè, il paradosso è questo, è una conquista di umanizzazione del mondo del lavoro attraverso le nuove tecnologie, non deve essere di disumanizzazione. Allora, se è così, credo che il Paese possa fare dei passi avanti, lo abbiamo scoperto, abbiamo visto che siamo capaci, non eravamo attrezzati. Questo significa però più infrastrutture digitali, più competenze tecnologiche digitali a tutti i livelli, a partire dal manager della grande impresa al piccolo incubatore di start-up, alle piccole e medie imprese, grande lavoro sulla formazione in questa direzione del mondo femminile. Tema della didattica a distanza. La didattica a distanza, di nuovo, è la stessa cosa dello smart working. Lo smart working non può essere il luogo della solitudine lavorativa, deve essere integrato in un contesto di relazione comunitaria che è fatto anche di presenza, di fisicità, in modo alternato, in modo del tutto integrato. La didattica a distanza, mi permetto di dire che non è lo strumento della didattica, perché l'elemento educativo fondante per dei ragazzi e dei bambini è la relazione, e noi siamo persone che vivono di una dimensione di fisicità, di spazio, di incontro, di empatia, di emozione. Per fare questo noi dobbiamo creare luoghi e comunità educanti. Quanto questo corridoio, ripeto, è stato luogo educante per tanti ragazzi, nelle fatiche, nelle fragilità, nei successi, nei racconti, nelle narrazioni, nel tempo dell'attesa, nel tempo delle emozioni. C'è uno spazio di incontro che è luogo educativo. Tuttavia è vero che l'esperienza della didattica a distanza, a cui non eravamo attrezzati, ahimè, perché non avevamo una classe docente sufficientemente formata come la buona scuola aveva previsto che accadesse, ma poi gli insegnanti sono stati straordinari e hanno imparato, non eravamo attrezzati nell'hardware, nel materiale fattivo delle famiglie, abbiamo colmato questo gap, non eravamo attrezzati da un punto di vista dell'infrastruttura digitale, non c'era la connessione, questo ha aperto dei baratri di disuguaglianza potenziale che oggi dobbiamo andare a colmare. Allora qual è l'obiettivo e quale potrebbe essere la prospettiva? Rubo un'idea che mi hanno dato i ragazzi di Meritare l'Europa, di cui qui c'è una rappresentante, con cui ho fatto un lavoro su quella che poteva essere un documento di ripartenza della scuola. Una proposta molto interessante è stata quella di dire: bene, abbiamo imparato la didattica a distanza attraverso, diciamo, il digitale, allora creiamo una piattaforma digitale che sia a supporto e integrazione del percorso didattico fatto in presenza, per le esercitazioni, per il recupero del materiale, per un forum di dibattito costante tra studenti e tra docenti, perché anche questo è stato uno degli elementi arricchenti, ed è un modo per abilitare le competenze digitali anche gli studenti, una piattaforma che dia strumenti alle famiglie per imparare come si gestisce il digitale, per colmare quel divario digitale, quel gap digitale che c'è sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista di genere, e quindi fare di questa esperienza parziale un'esperienza invece che va a completamento e integrazione di un processo didattico innovativo per il Paese. Grazie. Allora, parliamo un po' del tema. Allora, faccio una premessa. Io, non essendo mamma, ho fatto un po' di indagine sulle mie amiche mamme lavoratrici, e quindi ho raccolto un po' di domande, di opinioni, prima di parlare a questa intervista. Tra l'altro molti ci seguono in diretta streaming, essendo magari sul luogo di lavoro, quindi non potendo presenziare in presenza. Un tema caldissimo per tutti è naturalmente la ripresa scolastica. Devo dire che ho notato un po' di incertezza nelle famiglie su che cosa succede se. Quindi tutti si domandano, nel caso in cui ci dovesse essere un'eventuale chiusura del proprio istituto scolastico o della propria classe, e quindi i bambini devono andare in quarantena, da una parte che cosa succede ai loro figli e dall'altra che cosa succede proprio a loro. E lo dico anche da imprenditrice, da datore di lavoro. Non è forse ancora chiaro se sono previsti dei congedi, se è prevista la possibilità di fare smart working in questi casi, e per chi non può fare smart working che cosa succede, qual è il tipo di inquadramento che vede il lavoratore. Ecco. Allora, innanzitutto parola incertezza, che era la parola che maggiormente avremmo dovuto, come dire, evitare in questa ripartenza, ma perché è prioritario restituire invece un luogo di riaccoglienza di un percorso educativo
che davvero che deve essere riaperto e custodito con primario obiettivo da parte di tutti. C'è un tempo di, mi permetto di dire, un po' di sacralità in questo nuovo inizio del percorso educativo scolastico, perché è il tempo in cui i giovani, di cui noi stiamo usando il futuro, usando le loro risorse, rientrano a pieno titolo da protagonisti. Noi all'inizio un po' il dibattito pubblico le aveva dimenticate, poi abbiamo insistito e quindi il tema educativo è riemerso anche grazie al lavoro fatto dalle tante mamme, dai tanti papà che ci hanno sollecitati. Io da subito avevo detto c'è uno sguardo che dobbiamo cambiare, non va bene questo sguardo organizzativo solo adulto che invece non guarda il punto di vista delle giovani generazioni. Alle famiglie cosa possiamo dire? Per la parte che diciamo che riguarda le mie competenze, io ho cercato, così come l'ho fatto il giorno stesso in cui sono state chiuse le scuole, la sera anticipando qualsiasi decisione ho detto garantiremo i congedi e garantiremo strumenti che permettano ai genitori per rimanere a casa. Stessa cosa adesso, nel momento in cui sono uscite le linee guida che sono state stabilite dal Ministero della Salute insieme a quello dell'Istruzione, sentito il CTS, che prevedono effettivamente la possibilità di mettere in quarantena una classe nel caso di una certificazione positiva al Covid, abbiamo voluto introdurre e poi ovviamente coinvolgendo anche gli altri ministri competenti, quello del lavoro, della pubblica amministrazione, ovviamente delle politiche, cioè dell'economia e delle finanze, abbiamo introdotto sia il congedo parentale retribuito, quello che avevamo introdotto diciamo Covid straordinario, oltre a quelli che sono già previsti per legge, che però cessavano perché adesso ricominciavano le scuole, e quindi quei congedi verranno garantiti ai genitori che dovessero avere figli a casa in quarantena, e allo stesso tempo abbiamo riattivato il diritto alla richiesta dello smart working, cioè se un genitore ha un figlio con meno di 14 anni ha diritto ad avere la possibilità di avere lo smart working. Laddove non fosse possibile, uno dei due genitori, ovviamente perché possono essere presi però tra l'altro in modo alternativo madri e padri, c'è comunque appunto il congedo parentale. Quindi in realtà diciamo lo strumento lo abbiamo già riattivato e attivo, l'ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato, quindi stavano adesso facendo una quantificazione sulle risorse, ma insomma questo tipo di strumento c'è. Accanto a questo il Ministero dell'Istruzione, altrettanto devo dire con estrema chiarezza, ha garantito ovviamente un percorso di didattica a distanza, riprendendo un po' quello che era il percorso già avviato. Si sta parlando, ci auguriamo, di pochissimi casi, anzi meglio di nessuno, si sta parlando di quarantene di 2 settimane, nel caso ovviamente di malattia, o cioè di un obbligo di contagio, è chiaro che lì invece si attiva il percorso malattia, quello già previsto, insomma. Ecco, accanto a questo però io quello che ho sollecitato, e spero che voglio dire i vari territori si organizzino in questa direzione, cioè e se servono soldi in più si usino i soldi del MES anche per questo, serve del personale sanitario dedicato alle scuole, servono percorsi che permettono alle famiglie di alzare un telefono e di non passare un'ora in attesa, e quindi servono più soldi per la sanità, bene, abbiamo il MES, lo si usi percorsi per avere degli infermieri, dei punti di riferimento sanitari nelle aziende sanitarie locali, per poter avere un percorso privilegiato sia di screening che di diciamo aiuto rispetto a tutte le informazioni che sono necessarie per le famiglie. Quindi si usa il MES? Dal mio punto di vista il MES si deve usare assolutamente, perché abbiamo un'occasione grande, che è anche quella di fare una riforma sanitaria nel nostro paese per dare più diciamo servizi ai cittadini. Una delle cose che abbiamo visto è che è mancato un presidio di territorialità di sanità, questo in modo differente nelle varie regioni, e soprattutto nelle regioni che avevano smantellato un sistema di prossimità di sanità territoriale. È chiaro che però questo va integrato in una sistematizzazione di una gestione avanzata di sistema sanitario fatto dai grandi poli e dai piccoli poli. È un po', diciamo così, una nuova rete che va disegnata, con tutta la, anche se vogliamo, la capacità di cogliere questo nuovo network che sia da un lato di prossimità territoriale e dall'altro che garantisca percorsi di competenze specifiche nei poli principali del tessuto sanitario nazionale. Okay. E la mia ultima domanda, allora parliamo un po' di Family Act, che è passato con l'unanimità del Parlamento, quindi c'è una chiara convergenza politica, diciamo, a voler
combattere la lotta alla denatalità, gli incentivi alle famiglie, eccetera, eccetera. Ora vanno attuate tutta una serie di misure che prendono questi principi e li rendono in misure, no, politiche di governo. Il punto cardine mi sembra l'assegno unico familiare. L'assegno unico familiare recupera un po' di detrazioni, detrazioni IRPEF, bonus bebè, eccetera, eccetera, e tutte in un'unica misura. Pare esserci un nodo sulle coperture finanziarie di questo bonus famiglie. Dovrebbe partire a gennaio 2021. Sarà coperto? Troveremo le coperture per darlo a tutti? Beh, intanto in realtà non è vero che l'assegno unico familiare universale è per le politiche familiari il cardine essenziale. Il cambio di paradigma del Family Act è aver proposto una nuova visione di organizzazione, di investimento sulle famiglie del nostro paese, che, cogliendo che da un lato il tema sostegno economico e di sostegno alla genitorialità, da un lato il protagonismo sociale che le famiglie possono esercitare, lo hanno dimostrato durante il Covid e sono chiamate a esercitare, dall'altro la necessità di fare che le famiglie siano incubatori di protagonismo sociale delle persone, donne, giovani, bambini. Ecco, solo in una visione integrata e multidimensionale ciascuno di questi interventi assume pienamente la propria potenzialità e trova significato in una progettualità organica. Per la prima volta nel nostro paese parliamo di politiche di investimento. Se noi avessimo letto l'assegno da solo, sarebbe stato solamente un sussidio di carattere economico. Quello che invece noi facciamo è riconoscere che c'è un valore primario, che è quello dei bambini. Perché quando noi parliamo di quella denatalità, ahimè, drammatica nel nostro paese, stiamo parlando di uno degli indici di, diciamo, in qualche modo rischio degenerativo di sviluppo per il nostro paese, cioè di un paese che non si sta dando prospettive di speranza, prospettive di futuro anche nella gestione del welfare, dell'economia sociale. Cioè, lo sviluppo demografico è il primo elemento oggi per un elemento di ripartenza socio-economica per l'Italia, anche perché è sintomo questo calo demografico di una mancanza di prospettiva che ha il paese e che hanno le persone. Quindi il coraggio di iniziare una startup, tu ce l'hai, hai una prospettiva davanti a te. Il coraggio di aprirti ad un'esperienza di genitorialità lo fai se hai davanti a te la prospettiva di un futuro, che è quello della vita di tuo figlio, nel quale tu in qualche modo ti vedi come cittadino. Se tu non ti vedi cittadino del futuro, non inizi la startup, non inizi un percorso di formazione, non inizi un percorso di vita familiare. Allora, se vogliamo restituire l'incertezza di cui parlavamo prima. Allora, se vogliamo restituire questa speranza, serve innanzitutto investimento, non solo sussidio e assistenza, perché se noi diamo solo oggi una risposta economica oggi, perché tu hai bisogno oggi di un sostegno economico, ti condanniamo nel tuo oggi del bisogno, ti condanniamo nella tua fragilità. Se invece il sostegno economico che ti diamo, cioè l'assegno, noi te lo garantiamo tutti i mesi in modo universale, perché rivolgiamo il valore a quel bambino e a quella bambina, e il diritto di quel bambino e di quella bambina di essere bene per tutti non è relativizzabile al nucleo familiare a cui appartiene, nemmeno al reddito. Allora, se c'è un valore di universalità, noi ti garantiamo che mese dopo mese poi avrai questa parte, questi soldi che lo Stato, cioè la comunità, ti garantisce per accompagnarti nella tua esperienza di genitorialità. E allora tu, in modo stabile e strutturale, puoi progettare anche scelte di carattere economico familiare, anche scelte educative. Ma questo si deve integrare con sostegno all'educazione, riforma dei congedi parentali, incentivo al lavoro femminile, perché questo fraintendimento che le donne devono scegliere se essere madri o lavoratrici ha fatto troppi danni all'Italia, con il risultato straordinario che abbiamo pochi figli e poche donne al lavoro. Cioè, abbiamo fatto un capolavoro, perché in realtà le donne si aprono all'esperienza della maternità quando sono libere, e una donna è libera quando ha un lavoro che le garantisce l'esercizio della propria femminilità e della propria libertà. E quindi questo è l'elemento. E poi c'è il tema giovani, giovani coppie, sostegno all'abitazione, sostegno a queste esperienze, sostegno alla formazione. Allora, se noi le vediamo tutte insieme, arrivo al nodo delle risorse, è evidente che il Family Act è una legge col segno più, perché è vero che serve una riorganizzazione delle detrazioni
più una parte aggiunta, perché dobbiamo coprire quelle fasce di lavoratori, tutti quelli che sono qui dentro, che oggi non hanno nessun sostegno per i figli, perché dobbiamo dirci che oggi stiamo in una condizione in cui il sostegno alla genitorialità è selettivo, non per reddito, ma per tipologia di lavoratori. Chi lavora qui oggi praticamente non ha aiuti, e noi dobbiamo garantire quei bambini, perché discriminare i genitori significa che stiamo discriminando i bambini. Quindi è evidente che bisogna trovare un elemento unificante, ma quel costo, a parte che sul lungo periodo verrà coperto dal fatto che avremo un sostegno al welfare ben differente, perché avremo in prospettiva, diciamo, però chiaro che il tempo è di un tempo più lungo di crescita demografica, ma già sul breve periodo, già l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro non è retorico, perché per ogni donna che entra nel mondo del lavoro c'è un valore aggiuntivo di un posto che si crea, per esempio a livello domestico, e noi lo vogliamo decontribuire. In Francia ha fatto la differenza, la decontribuzione del lavoro domestico ha fatto la differenza in Francia nella partenza del lavoro femminile, e quindi maggior produzione di valore economico, maggiore introito di tasse, maggior natalità. Quindi alla fine io faccio la scommessa che il Family Act sarà col segno più. L'assegno unico universale l'abbiamo voluto anticipare, c'è un voto all'unanimità del Parlamento, quindi conto che in Senato si passi in fretta per poter fare i decreti attuativi. Ecco, se un Parlamento, cioè tutta la Camera dei Deputati, forze di maggioranza e opposizione, tra l'altro in un momento di lacerazione di dibattito tra le forze politiche, si ricongiungono nell'affermare di fronte al Paese che c'è un impegno per le famiglie, per il sostegno alla genitorialità all'interno della progettualità del Family Act, è un Parlamento che, se non metterà le risorse, non è solo una questione di governo, è un Parlamento che sta, come dire, venendo meno ad un impegno importante, certo, verso il Paese, oggi ma anche verso il futuro. Bene, bene. Penso che le famiglie siano contente di sentire questo. Bene, parliamo un po' delle altre, appunto, ultima domanda, poi aprirei al pubblico. Parliamo un po' degli altri cardini, appunto, di questo Family Act. Quindi abbiamo parlato di congedo parentale un po' più equo, meglio distribuito tra uomo e donna, incentivazione al lavoro femminile. Sappiamo tutte noi donne che la vera disparità di genere sul luogo di lavoro parte dal gender pay gap, no? Quindi dalla differenza di salario tra uomo e donna. E finché non indirizziamo questo di problemi, probabilmente il problema della parità di genere sul luogo di lavoro non si risolve veramente. È previsto un incentivo inoltre, un aumento del congedo parentale maschile dai 2, mi sembra, giorni che ci sono oggi a 10 giorni lavorativi. Sono sette, l'abbiamo avanzato 7 nell'ultima legge di bilancio. Vanno a 10, giusto? Allora, almeno 10, perché almeno 10 è l'indicazione che viene dalla normativa europea, per cui almeno 10, però sono una matematica maggiore o uguale a 10, io punto a 15 giorni iniziali per poi arrivare al mese. Allora, la riforma dei congedi parentali va esattamente in direzione di maggiormente promuovere protagonismo maschile, no? Dico sempre. Il protagonismo nel nostro paese va promosso in un solo luogo, che è quello domestico, della famiglia. In tutti gli altri luoghi ce n'è già abbastanza, ma invece in casa serve il maggior protagonismo degli uomini. Ma lo dico proprio convintamente, il tema non è che dobbiamo scaricare le donne dalla responsabilità educativa, bisogna integrare la responsabilità educativa femminile con quella maschile, perché solo nella doppia prospettiva si arriva ad un compimento, diciamo, di una progettualità educativa di paese. È evidente che una maggiore corresponsabilità e condivisione aiuta anche le donne a poter in qualche modo trovare una propria dimensione di vita che non è relegata solo alla cura domestica, ma si apre, come dicevo, anche al mondo del lavoro. Congedi parentali, intanto con un maggior congedo per i padri obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori, significa che dobbiamo inventare un sostegno alla genitorialità anche per gli imprenditori, i liberi professionisti, perché la parola congedo è molto legata alla parola del dipendente. Ma una donna o un uomo che fanno un'attività da liberi professionisti e imprenditori devono essere supportati. Allora magari lì il tema non è ti do i soldi per stare a casa, è quello, ma ti do anche magari un incentivo per pagare qualcuno che ti sostituisca, o ti do un incentivo maggiore se devi avere qualcuno che ti possa aiutare a casa. Cioè dobbiamo trovare forme innovative anche di sostegno per tutte le categorie di lavoratori.
C'è il tema di una premialità che si deve mettere nel momento in cui il congedo, per esempio, io sono convinta che dobbiamo mettere più che delle punizioni degli incentivi proattivi, perché questi attivano processi positivi, per esempio una premialità di retribuzione e di giorni se, laddove è possibile, il congedo viene condiviso tra il padre e la madre. Sul tema lavoro femminile ci sono vari elementi. Innanzitutto serve una decontribuzione del lavoro femminile, perché oggi se abbiamo meno donne nel mondo del lavoro noi dobbiamo attivare un'azione positiva che tenda a colmare questo gap. C'è un tema però anche di incentivi al rientro delle madri al lavoro e alle imprese che riaccolgono le madri o durante la maternità. Penso ad incentivi per esempio che aiutino le aziende o le imprese a sostituire una donna che rimane in maternità. Penso a incentivi premiali a quelle aziende che rendono il percorso della maternità integrato nel percorso di carriera di una donna attraverso gli strumenti dello smart working, attraverso la valorizzazione di eventuali competenze che questa donna può acquisire durante la maternità anche stando a casa, ricollocando la donna in una dimensione che sia quella del suo percorso precedente per aiutare una donna ad avere una carriera che in qualche modo poi venga ricongiunta, non solo da un punto di vista diciamo dei contributi ma proprio anche delle formazioni e delle competenze personali. Penso premialità alle aziende che introducono welfare innovativo, anche con forme di sharing tra le piccole e medie imprese e le start-up. Qui probabilmente ciascuna start-up o piccola media impresa non è che si può fare il suo asilo nido privato. Ma noi per fortuna l'asilo ce l'abbiamo al piano di sotto, quindi abbiamo risolto il problema. Trovare dei luoghi che in qualche modo vanno a trovare dei momenti di messa in comune di questo tipo di servizi è una delle frontiere che dobbiamo riconoscere come frontiere di prospettiva di futuro. C'è il tema della formazione. Oggi le donne non sono formate quanto gli uomini nell'ambito delle materie STEM, nell'ambito delle tecnologie, del digitale. Questi sono, lo sapete meglio di me, i luoghi delle professioni del futuro, anche dello sport, me lo insegnate voi. Quindi le donne oggi devono entrare, come dire, con il linguaggio di poter abitare i lavori del futuro, sennò quel gap aumenta. Poi c'è il tema del salary gap. In Parlamento c'è una legge che adegua, una legge in discussione che adegua il nostro sistema con la richiesta europea di una trasparenza dei salari per tutelare il salary gap tra gli uomini e le donne. In realtà il vero gap in Italia è che le donne lavorano di meno e sono in posizioni meno retribuite. Quindi noi dobbiamo intanto permettere alle donne di lavorare di più, dobbiamo far accedere alle donne a carriere e a professioni più pagate, perché c'è anche questo, le donne mancano dalle professioni tecnologiche che sono quelle più qualificate e qualificanti anche da un punto di vista della remunerazione, quindi torniamo a quello che stavo dicendo prima. Stiamo anche lavorando su uno strumento innovativo di certificazione e di valutazione per le politiche delle imprese, delle aziende a tutti i livelli, che in qualche modo quantifichi quanto quell'azione sia tutelante del protagonismo femminile, in modo tale da rendere premiali quelle azioni che attivino percorsi di questo tipo. Premianti per le aziende. Quindi. Premianti per le aziende. Interessante. Bene. Bene, direi che abbiamo finito, forse faccio per una domandina dal pubblico, ce la facciamo, sono 11:15. Ce la si fa. Innanzitutto complimenti perché ha usato, oltre a definire questo bellissimo progetto, un progetto organico, direi quasi olistico. Non si può pensare alla famiglia senza pensare alla donna, non si può pensare al lavoro senza pensare ai figli. E quindi volevo farle una domanda semplice, non possiamo più tornare come prima, con questa anche crisi Covid, che oltre a invitarci alla resilienza, alla capacità di adattarsi e superare una difficoltà che è stata mondiale, ci deve anche stimolare ad essere diversi, ad adattarci a nuove sfide. Sì, credo che sia esattamente questo. Purtroppo questo tempo non ce lo siamo scelti ed è stato un tempo di crisi inattesa che ha, credo, messo in crisi il paese. Però nello stesso tempo è il tempo del nostro Kairos, no? È il tempo dell'opportunità, era il tempo giusto. Ecco, oggi in qualche modo dobbiamo decidere se questa per noi è una crisi o è un Kairos, cioè un momento giusto di
cambio di direzione, di scegliere da che parte andare come direzione. Allora ci sono alcuni elementi che siamo chiamati a decifrare, dobbiamo un po' pulire il segnale dal rumore e capire qual è il messaggio di fondo. Io credo che uno dei messaggi di fondo che ci viene consegnato da questo momento è che un sistema paese debba ritrovare una propria unità, come la persona umana è da intendersi nella propria interezza, laddove dentro questo significa che non possiamo più sostenere politiche che per esempio differenzino il tema economico dal tema finanziario, dal tema ambientale, dal tema welfare, dal tema tutela dei diritti, dal tema educativo. Cioè noi abbiamo strumenti e approcci di progettualità a compartimenti stagni, a silos, non ragioniamo in network, non ragioniamo sulle connessioni, non ragioniamo in modo integrato, così come da un punto di vista, non so, degli strumenti per lavorare sulle persone, per noi le persone sono o liberi professionisti, o dipendenti, o pubblici impiegati, o donne, o uomini, o madri, o padri, in modo distante. Ma noi siamo tutti uno, io sono un ministro, sono una docente universitaria, sono una madre, sono una figlia e la vita che io devo gestire è tutta intera, è tutta integrata. Una delle cose di cui mi sono resa conto da un punto di vista proprio degli strumenti, quando bisognava dire bene come aiutiamo le persone, è che non avevamo gli strumenti per aiutarle davvero le persone. Perché per esempio questi, da un punto di vista sociale mancava uno strumento che lavorasse sul tema relazionale comunitario come quello familiare. Oggi servono strumenti anche nelle politiche sociali che vadano a rafforzare le reti di comunità a partire dalle famiglie, che vadano a rafforzare il rapporto tra imprenditore e dipendente, perché in realtà è su quel nucleo che bisogna lavorare, non sul diritto del dipendente o il diritto dell'imprenditore come se fossero contrapposti, è un modello vecchio, non è più così. Oggi bisogna lavorare su quel nucleo, è un approccio completamente diverso che siamo chiamati a interpretare, ma paradossalmente è il DNA di chi siamo come paese. O i diritti li ricomponiamo oppure non sono diritti, perché ogni diritto che ciascuno di noi ha diventa responsabilità nell'ambito di una relazione. Questa è la diversità, e quindi lavorare su questo tema di connessione di sistema paese credo che ci permetta di essere non solo più resilienti ma di attivare, e quindi è il secondo elemento, ogni azione in una dinamica temporale. Poi chiudo, ma una delle cose che ci ha insegnato l'esperienza della pandemia, tra l'altro proprio strutturalmente per come è il fenomeno, è che il tempo storico è un tempo storico del divenire, e un'azione che oggi noi compiamo ha un effetto che non è solo oggi, ha un effetto traslato nel tempo. Questo perché il contagio oggi aveva effetto dopo 15 giorni, e quindi quando all'inizio si pensava che oggi ci sono questi numeri e quindi facciamo questa scelta, si sbagliava, perché il modello era un modello con ritardo, oppure viceversa, un modello proiettato in avanti. Allora, cosa ci ha insegnato la pandemia? Che la politica deve lavorare non con l'effetto ritardo oggi pagando le non scelte di ieri, ma deve lavorare in una dinamica di proiezione in avanti, di investimento sul futuro. E quindi ogni azione che oggi facciamo, come dicevo prima, deve essere un'azione proattiva sul dopo, deve intuire già oggi, contenere la direzione, quindi deve essere puntualmente data oggi, perché oggi serve una risposta di concretezza, ma ogni risposta di concretezza deve avere quella progettualità in avanti. E questa è la differenza, come dicevo prima, tra un sussidio che io oggi do per continuare a dirti stai fermo nella tua difficoltà che non hai il lavoro, e darti invece un sostegno per poter avviare una startup che ti avvia in avanti. Sono due cose diverse. Io ti posso dare 500 euro al mese per stare a far niente, oppure ti do 500 euro al mese per attivare una startup. A me costa uguale. Qual è la differenza? Che lì attivo futuro, attivo dinamicità. Nell'altro caso ti costringo e ti condanno ad un eterno presente che vuol dire passato. C'è tempo? C'è tempo per un'altra domanda? No, tengo io. Più che domanda, prima di tutto un ringraziamento, perché la ministra ha mostrato una cosa che in campo politico veramente dovrebbe essere valutata a fondo. Quando lei parla dell'assegno unico universale, che cosa dimostra? Che nell'ascolto dei bisogni della famiglia
perché il tutto è nato da una proposta del forum, i politici hanno trovato l'unità di intenti. Quindi questo modo di fare politica ascoltando i corpi intermedi direi che è una novità che assolutamente dobbiamo pretendere che continui. Poi c'ho una perplessità personale, ma data la mia età, la mia ignoranza, mi scuserà se la esprimo così. Quando per la scuola chi prende in mano il bastone, direi, del progetto è il Ministero della Sanità, io dico, ma scusa, non sarebbe stato meglio che tutti coloro che se ne intendono di pedagogia fossero stati loro, direi, a portarsi al traino poi la sanità? Perché i problemi che adesso nascono nell'aprire le scuole, nell'osservare, è perché probabilmente tutto il mondo che si interessa di pedagogia non è stato consultato agli inizi. Credo di non aver sbagliato, e se ho sbagliato a avere la visione delle cose, mi scuserà. Mi corrigerà. Tanto grazie, sì, è vero che io credo che oggi ci sia bisogno di relazioni e di ascolto di comunità. Sul tema della salute io faccio l'esempio di quello che ho fatto nella parte di mia competenza sull'educativo quest'estate. Ad un certo punto ci era stato detto che i centri estivi e i campi estivi e gli oratori li avremmo tenuti chiusi tutta estate. Era evidentemente una negazione di un diritto primario, che era quella del poter ritrovare per i bambini e le bambine luoghi non solo di relazione di sfogo, ma proprio luoghi di incontro e di progetto educativo. E quindi in realtà su quello noi con il Ministero della Salute, con quello dell'istruzione, il mondo del terzo settore, devo dire la Società Italiana in Pediatria, tutta la rete che io ho costituito nell'ambito dell'Osservatorio Infanzia e Adolescenza, quindi con una progettualità invece pedagogico-educativa, abbiamo lavorato e abbiamo permesso la riapertura dei centri estivi, che poi abbiamo anche finanziato, che sono stati, penso per i territori e per le famiglie, per i bambini, partendo tra, compresi gli 0-6, luoghi di ritrovata occasione educativa, di rapporto tra pari, di gioco, di salute. Io ritorni solo positivi da un punto di vista proprio della valenza di questi del risultato sulle vite di questi bambini, e mi permetto anche di dire che nella gestione della sicurezza, adesso che ricominciano le scuole, finalmente possiamo dirlo, tranne qualche caso di positività rilevata che però non veniva da lì, sono stati controllati e quel terrore di contagi che doveva accadere non c'è stato. Quindi contesti educativi positivi che mettono al centro i bambini, che qualificano i percorsi mettendo al centro il loro bisogno, il loro diritto, fatti in sicurezza si possono fare perché sono stati fatti.